Gennaio 2023, il mese peggiore per i licenziamenti nel Tech. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui oggi davanti alla macchinetta del caffè virtuale. Analizziamo, critichiamo, commentiamo una news che può essere utile a noi professionisti imprenditori e perché no studenti. Oggi parliamo da un dato che mi ha colpito particolarmente quando l'ho letto, ho dovuto rileggerlo due o tre volte perché gennaio 2023 è il mese peggiore nella storia recente per licenziamenti nelle aziende tech. L'abbiamo viste di tutti i colori e tantissime le aziende che hanno licenziato. Tra l'altro è arrivata anche la notizia eh, per quanto riguarda Spotify, 6% di dipendenti, e non erano tantissimi come Google, Amazon, credete tutto in proporzione, licenziati in questo mese. I dati pubblici su cui costruiamo questa analisi molto empirica, molto eh, particolare, è il sito layoffs.fY, cioè ovvero licenziamenti. Eh, molto interessante perché su questo sito potete trovare l'andamento di tutti i licenziamenti storici, anche per quanto riguarda eh, le aziende. Eh, con in alcuni casi addirittura un Google Docs delle persone licenziate con i propri profili LinkedIn. Insomma se volete farvi una Cultura dei licenziamenti a livello mondiale, però questo mese, gennaio 2023, è veramente pazzesco per il mondo tech in generale. Chiaramente, tante aziende non lo notificano, non sono così grandi da avere un impatto, ma questo mese ha avuto diciamo, il numero di 57.000 persone lasciate a piedi, il mese non è ancora finito, sta finendo. Pensate che il record, diciamo così, eh, lo dice Luca Francescangeli anche su LinkedIn, il record è stato di 80.000 persone, ma per l'intero eh, Q4 del 2022, quindi la fine di più di tre mesi del, dell'anno scorso, quindi un dato veramente, veramente molto impattante nella descrizione di questa puntata trovate il link molto semplice da raggiungere la particolarità di tutti diciamo queste liste di compagnie di aziende e anche di eh, personale eh, lasciato a piedi che ci sono anche in qualche caso i google docs eh, dei profili linkedin delle persone quindi aziende alla ricerca di talenti beh se state cercando un ingegnere che è capace di programmare nel mondo di intrattenimento e audio andare a solleticare l'entusiasmo di quelli lasciati a piedi da Spotify potrebbe essere un'idea. Ma al di là di questo, che chiaramente è interessante se lo analizziamo dal punto di vista della ricerca del mercato, la tendenza comunque di questi licenziamenti che ci sembrano veramente importanti è ancora è con diciamo differenza positiva. Perché nel passato, se guardiamo ad ampio raggio le assunzioni che, che erano state fatte in maniera abbastanza scriteriata, poi diciamo così, la differenza è sempre positiva. Sono state assunte persone troppe alcune sono state diciamo lasciate a piedi e poi il meccanismo fa sì che la differenza sia positiva ovvero non è ancora un mercato in crisi non è in decrescita ma chiaramente forse la crescita perenne è che questo è il punto fondamentale è da mettere da parte Insomma, noi come europei non siamo ancora abituati a questo mercato del lavoro veramente veloce e rapido, licenziamenti veloci come assunzioni veloci, perché apparteniamo anche a un welfare diverso. E vedere ancora queste notizie ci sembrano pazzesche, come anche il concetto di fallimento. È chiaro che, però, non parliamo più dell'effetto anni 2000, ecco, mettiamola così per il digitale, quindi c'è sicuramente una lentezza. Stiamo diminuendo la velocità di crescita e forse prima o poi arriveremo a un punto zero dove anche business, innovazione e welfare parleranno lo stesso linguaggio. Andatevi a vedere il sito, andatevi a fare un po' di previsioni e magari insieme ad altri dati potrete trarre anche voi altre conclusioni che vi invito chiaramente a condividere anche con me. La musica è cambiata, così dovremmo titolare questa puntata di podcast, ma in realtà le riflessioni sono molto più importanti e più profonde. Io sono Mario Moroni, questo è il Caffettino Podcast, da più di 1200 puntate, 365 puntate l'anno. Ci sentiamo anche domani, chiaramente, e ci vediamo chiaramente sul canale Telegram, Mario Moroni Canale, per commentare le puntate e discutere chiaramente gli argomenti. Buona giornata, fatti bravi, a domani.